Grazie Matteo, sì, diciamo che l'idea quando non sapevamo come sezione quale tema proporre all'ordine del giorno, quello più immediato che è venuto in me in mente è un problema che in effetti non solo gli studenti hanno tutti i giorni, quelli che sono pendolari tra Cuneo e Torino, oppure appunto tra località intermedie per recarsi all'università tutti i giorni, ma anche molti lavoratori, molti padri di famiglia che per guadagnarsi lo stipendio devono tutti i giorni effettuare la tratta tra Cuneo e Torino, oppure Cuneo e Savigliano, molto spesso Cuneo e Fossano. Ed è un problema molto, molto grave, nel senso che quasi tutti i giorni i convogli, a dipendere da diverse ore, hanno vari ritardi, soprattutto dovuti al fatto che tra Cuneo e Fossano il tratto di ferrovia è di un binario solo e non è pensabile che ci sia un treno che deve fermarsi a Centallo o addirittura nelle stazioncine intermedie non aperte perché sono vecchissime, devono fermarsi per aspettare un treno merci che passi oppure per chissà quale motivo. È già anche capitato diverse volte che il treno rallenti per un motivo non imprecisato e si vada a passo d'uomo praticamente per dei tratti di 20-30 km. Questa problematica è forte perché basti pensare che io nel mio caso specifico ho la scuola che è dall'altra parte della città rispetto a dove è la stazione di Porta Nuova e quindi tutti i giorni andare in treno sono 2 ore e mezza da Chiusapesio, quindi macchina, andare, parcheggiare a Cuneo. Adesso c'è già il nuovo parcheggio, il nuovo centro e permette di trovare più facilmente parcheggio, ma fino a 6 mesi fa non c'era neanche questa possibilità. Arrivare a Torino e se si arriva in orario, perché poi ovviamente per me che arrivo in ritardo a lezione è un conto, ma per il lavoratore che arriva e timbra il cartellino in ritardo perché il treno chissà quale problema ha avuto o perché doveva aspettare un altro treno al binario di Centallo è abbastanza grave. In questo periodo di crisi un ulteriore macigno che demotiva comunque i lavoratori, demotiva gli studenti perché arrivano già alle 10, 10 e mezza del mattino o a scuola o sul posto di lavoro stressati e arrabbiati per i ricontinui ritardi per i quali non si danno mai spiegazioni. E tutto questo, oltre al danno la beffa, uno si trova al convoglio d'inverno freddo, gelido. Nel mese di dicembre mi è successo già 5-6 volte di arrivare che fuori ci sono meno 5 gradi, sopra il treno ce ne sono meno 2, tanto per capirci, perché non accendono il riscaldamento, perché dicono che è rotto. Oppure sporchi, sovraffollati, un treno delle 5 e mezza che parte da Torino per arrivare a Cuneo che uno non trova neanche da sedersi, nonostante come tutti gli altri paghi il biglietto o abbia l'abbonamento. Biglietto che tra l'altro è aumentato ultimamente, adesso si pagano 5,30 € di sola andata per andare da Cuneo a Torino e viceversa. È un po' una presa in giro, anche perché uno se pensa che prendendo l'autostrada, io faccio il mio caso specifico, se un giorno che devo assolutamente essere a una certa ora a scuola perché ho un esame o perché ho una lezione che non voglio perdermi, preferisco prendermi l'automobile e farmi 5,80 € di autostrada invece che spendermi 5,30 € di treno, ma almeno so all'ora che arrivo, so che arrivo anche in meno tempo, quindi sono più riposato, però mi trovo magari intasato nella tangenziale perché tanti altri studenti o lavoratori hanno avuto la mia stessa idea, giustamente. E allora, per togliere il traffico di gomma sulle autostrade, sulle strade che portano sui luoghi di lavoro alle scuole, è necessario potenziare e intensificare i treni raddoppiando la linea che c'è tra Cuneo e Fossano, perché è assolutamente pericoloso ed è un ritardo incredibile per chi viaggia. E poi cercare di ridurre al minimo le fermate intermedie che ci sono tra Cuneo, tra il capoluogo della provincia e Torino, per fare in modo che un treno non ci metta 1 ora e 20 per arrivare da Cuneo a Torino, ma ci deve mettere 3/4 d'ora, perché è un po' assurdo che per fare 90 km un treno deve andare molto più lento di un'automobile che va ai 70 all'ora. Quindi io spero che se quando Roberto Cota sarà presidente della regione, la regione indirizzi molti investimenti per questo settore della ferrovia che
è un grande volano per l'economia dell'intera provincia e è anche un incentivo per gli studenti a non abbandonare il nostro territorio e a portare la ricchezza che acquisiscono nel capoluogo regionale nei propri territori e per le famiglie anche a vivere nel territorio nonostante abbiano bisogno di lavorare nel capoluogo. Grazie a tutti.